Libri TV non poteva mancare l'intervista a Paolo Izzo, segretario dell'Associazione Radicali Roma, l'associazione organizzatrice di questo convegno. Paolo, come sta andando? Io direi che sta andando molto bene. Abbiamo già detto in più occasioni che questo è un punto di partenza e da qua partirà tutto il movimento, la nostra mobilitazione e speriamo anche la mobilitazione dei cittadini, dei comitati, delle associazioni che noi abbiamo cercato di coinvolgere e continueremo a cercare di coinvolgere, perché sono loro poi in fondo i veri motori di quello che è il discorso di Roma chiama Europa. Le condizioni di alcune questioni che attengono proprio ai diritti dei cittadini, alla legalità delle istituzioni, sono toccate dalle tematiche che hanno proposto i compagni e noi dell'associazione a questo convegno. Ora avrei visto che da 2 o 3 giorni già non si parla d'altro che del rapporto tra il nuovo governo Renzi, per esempio, e l'Europa. E anche per una casualità fortunata, l'altro ieri proprio Barroso ha detto attenzione alle procedure di infrazione che ci sono contro il vostro paese e che possono essere emesse contro il vostro paese. E questo è un dato che noi non abbiamo mai sottovalutato, tant'è vero che sappiamo benissimo, per esempio, la questione dei rifiuti, sappiamo benissimo che la chiusura di Malagrotta non è una conquista di questo o quell'altro sindaco o di chi altri, bensì parte da cittadini che sono andati a fare una denuncia e l'Europa che ha fatto una procedura di infrazione nel nostro paese è stata determinante affinché finalmente si smuovesse una situazione che era diventata intollerabile. Ora, i temi che hanno affrontato i compagni, dalle polveri sottili anche all'inclusività dei Rom, che è un'altra questione importantissima, anche lì l'Europa ci guarda e l'Europa ci guarda, per quello che segnalavo prima, ancora di più nel momento in cui noi facciamo un convegno rivolto proprio all'Europa dopo che Barroso ha detto attenzione alle procedure di infrazione. Ecco, i vari professori che sono intervenuti, che stanno intervenendo, ci stanno anche illustrando ulteriori forme possibili per adire all'Europa come unica ormai scappatoia rispetto a a istituzioni che non funzionano in genere in questo paese, ma anche alla magistratura che non provvede per tempo a togliere il nodo che continua a perpetrare un danno nei confronti dei diritti di un cittadino. Bene Paolo, quindi praticamente in qualche modo questo è un trampolino, una tappa, questo convegno è un punto di partenza per poi poter poi fare anche e sollecitare e cercare di portare un pochino l'Italia alla legalità, quindi si rientra ampiamente in tutta la battaglia per la legalità. Sì, i radicali da sempre si offrono come strumento anche per i cittadini, per i comitati, per le associazioni, cioè mettono a disposizione la propria competenza, la propria anche militanza, la propria possibilità di agire, di individuare quelle formule giuste che servono per agire e magari arrivare in anticipo su delle situazioni che poi dopo si palesano in tutti i loro effetti anche disastrosi. Pensiamo per esempio alla Fini-Giovanardi, quant'è che noi diciamo che è illegale non rendere legale magari la marijuana o le droghe leggere o la cannabis terapeutica ancora di più. La Fini-Giovanardi entra in questo solco qua, cioè l'incostituzionalità della Fini-Giovanardi dimostra che in tema di droghe per esempio si arriverà poi al risultato che i radicali potevano aver anticipato molto prima, perché i radicali vanno a studiare qual è proprio il meccanismo e vanno a vedere quali sono i benefici o i malefici soprattutto di una legge magari proibizionista come quella sulle droghe. E sappiamo che è molto più libera così la droga, è molto più, si trova ovunque, in tutte le strade, lo ripeteva spesso anche Staterini quando era segretario dei radicali italiani, è più libera così, noi chiediamo la legalizzazione e quindi anche tutto l'impianto di una legge per noi era già incostituzionale senza che poi lo rendesse incostituzionale la Corte Costituzionale, ecco, scusate il gioco di parole, però è l'idea di anticipare delle tematiche prima che poi si arrivi a vedere, appunto, abbiamo citato Malagrotta, ma basta pensare alla sentenza Torreggiani, che come una spada di Damocle pende sulla testa di questo paese, non è altro che una sentenza che hanno provocato i radicali e sulla questione delle carceri inumane, che i trattamenti inumani e degradanti nelle carceri italiane. Questa spada di Damocle al 28 maggio, e c'è oggi Rita Bernardini è intervenuta
è al 24esimo giorno di sciopero della fame, perché lei si è messa a contare i giorni che mancano da quell'esito della sentenza Torreggiani. Ecco, la sentenza Torreggiani ha a che vedere con poche persone, cioè sono poche persone, cittadini, detenuti, eccetera, che possono con il grimaldello della Comunità Europea, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e le Commissioni Europee, come facciamo anche noi, arrivare a scavalcare il problema italiano. Quello che stiamo facendo qua è sulla parte romana prevalentemente, ma ovviamente Roma, essendo la capitale del paese, è lo specchio dell'intero paese, è inutile negarselo. Ma ancora si può pensare a tutte le sentenze, a tutti i modi attraverso i quali l'associazione Luca Coscioni è riuscita a smantellare pezzo pezzo, semplicemente perché alcuni cittadini o alcune coppie di cittadini si sono rivolte. La legge 40? E la legge 40 è stata praticamente smantellata, avrà ancora alcuni articoli validi, ma non è invalidata nei fatti proprio dall'intervento spesso dei radicali e dell'Europa, quindi dei radicali in Europa. Perfetto, Maurizio, ti ringraziamo, buon convegno.